quarto pareggio consecutivo, ma questa volta senza rimonta subita. Uno 0-0 che con Zeman fa assolutamente notizia. Porta immacolata, in trasferta non accadeva dal 30 aprile 2016, partita di Chiavari contro l'Entella. Il Pescara eufemisticamente non ruba l'occhio, nei primi 30 minuti soffre l'aggressività e la fisicità del Cremonese. Brugman sempre schermato e tagliato fuori dal gioco, difficoltà dunque nella costruzione della manovra. Meglio nella ripresa, biancazzurri più propositivi e due limpide chance. Il palo di Brugman col tapin ma in fuorigioco di Pettinari e allo scadere la prodezza di Uicani sulla punizione calciata da Canutè. Lieta sorpresa dell'ultima mezz'ora. In sintesi un buon punto. Zeman e Tesser. Io faccio due partite, una la prima mezz'ora dove eravamo in grosse difficoltà senza riuscire a prendere riferimenti, senza essere aggressivi a centrocampo e senza essere propositivi in avanti. Poi penso che c'è stato equilibrio, noi qualche volta siamo arrivati vicino alla porta, però non basta. Penso che abbiamo chiuso le fonti di gioco prendendo le alti con una buona, un modo di stare in campo molto corto ed è quello che è stato favorevole. E non era facile contro questa squadra, siamo gli unici che li ha fermati sullo 0-0, era la media, dicevamo ieri, di 3 gol a campionato. Li abbiamo contrastati, abbiamo rischiato veramente solo nel finale, promuove la classifica, va bene. Le scelte iniziali, Bovo dal primo minuto, rientro senza dubbio importante. Zampano al posto di Crescenzi, Brugman confermato in cabina di regia, supportato da Koulibaly e Balzania, stesso tridente del sole Pettinari Capone. Nella Cremonese fuori per infortunio il grande ex Daniele Croce e Clayton Dos Santos, sostituti Marconi e Cavion. 4-3-1-2 l'ex lanciano Antonio Piccolo nella terra di nessuno, a ridosso di Paulinho e Brighenti. Aggressiva la Cremonese, prende da subito il comando delle operazioni, pressing alto, subito un brivido al quinto, sponda di Brighenti e gran sinistro di Pesce, incrocio scheggiato, finale di frazione, match più equilibrato. Brugman si fa vivo al 39esimo, controllo destro da fuori a sorvolare la traversa, quindi il centrocampista uruguaiano innesca Pettinari che conclude debolmente da ottima posizione, versante opposto Paulinho, doppio passo su coda e tiro frustrato dall'attento Pigliacelli. Ripresa dopo 5 minuti, sinistro radente di Piccolo, insidioso ma leggermente largo. Al 14esimo il primo cambio, Tesser rimpiazza Piccolo con Castrovilli, letteralmente murato 2 minuti più tardi da Brugman, quanto mai provvidenziale. Canutè per Balzania, Brugman mezzala, il Pescara cresce di intensità. Mokulu rileva Paulinho al 27esimo, esce del sole, entra Baez, impalpabile, Benalì rimane in panchina. 32esimo, destro di Brugman, palo clamoroso, tapin vincente di Pettinari, si alza la bandierina di Cecconi di Empoli, la chiamata è corretta, di poco ma il fuorigioco c'è. 35esimo, fuori Pettinari, dentro Ganza, l'ultimo respiro, punizione dal limite, se ne incarica Frank Canutè, reattivo Uicani che salva, porta il risultato. Finisce così 0-0 con Zeman in panchina, senza dubbio una notizia ma va bene così.